Nei sotterranei di Milano ogni giorno confluiscono migliaia di persone, ognuno con uno scopo e una storia da vivere. Ma Milano, si sa, è soprattutto la capitale della moda e dello shopping. Bianca, infatti, ha appena finito un esame e sta andando a Porta Venezia per andare a fare un giro in Corso Buenos Aires. Vuole farsi un regalo. Lo shopping l'aiuterà senz'altro ad allentare la tensione in vista della tesi. Gabriele fa un altro tipo di shopping, uno shopping molto particolare. Lui acquista e vende persone. Ma non fatevi strane idee, è un procuratore sportivo e si occupa di calciomercato. Transazioni importanti, mica fantacalcio. Chissà chi ci troveremo l'anno prossimo a San Siro. Non c'è più, non c'è, non bastano rivolte, religione. Il cambiamento spetta alle persone. Prima individualmente e poi collettivamente arriverà. Simone invece fa l'assicuratore ed oggi è il compleanno di sua madre e, dato che non vuole regalarle una polizza, ha deciso di andare a fare shopping con la sua ragazza, con la quale però sta insieme da una sola settimana. Gli abbiamo consigliato di farsi suggerire un regalo dagli altri passeggeri. E sapete cosa abbiamo scoperto? Che un bel mazzo di fiori non va mai fuori moda. Una cosa è certa, le shopping bag in metropolitana sono tante, ma le storie lo sono ancora di più. Qual è la tua?